Ciao ragazze, allora innanzitutto mi scuso per la voce perché ho la mia voce è un pochettino nasale, tipo però stamattina mi sono svegliata con un raffreddore allucinante, infatti sembro una mongola che sto parlando in questo modo, però davvero scusatemi. Per questa voce oscena. Comunque, come potete leggere dal titolo, questo qui è un video top 5 sui miei blush per l'autunno-inverno. Ci saranno altri video su questo genere qua per ogni categoria di prodotto. Infatti, prossimamente sul canale vi caricherò quello riguardanti i rossetti che ho fatto in collaborazione con due mie amiche, Federica del Bruno qui su YouTube e Lili del canale Noezza Beauty Channel, dove vi parleremo quindi dei 5 rossetti top per l'autunno-inverno. Io ho deciso di farlo per ogni categoria di prodotto e quindi oggi vi parlo del blush, prossimamente vi parlerò di qualche altro prodottino. Allora inizio, raga, scusate che tiro anche su col naso, mi rendo conto di essere una povera dia e una malaticcia comunque. Inizio e vi faccio vedere il primo blushettino. Per quanto riguarda i rossetti, mi ricordavo anche i prezzi, quindi ve li ho suddivisi per prezzo. I blush, raga, perdonatemi, ma non mi ricordo i prezzi, anche perché il blush ne ho tantissime, li ho comprati anche magari non recentemente, ma già insomma li tenevo. Comunque, il primo che vi mostro, allora, questo sicuro l'ho pagato 3 euro al banchetto magico ed è un blush di Revlon della linea Colorstay Mineral Blush ed è lo 020 Petal, che da qui sembra uno schifo. Togliamo bene, si è anche disintegrato. Comunque, questa è la cialda, vedete, è molto molto chiaro, è tipo un malva, però è allo stesso tempo molto molto luminoso, vedete? È bellissimo, è sulla pelle bianca perché io in inverno divento, cioè, proprio bianchiccia. Risulta molto molto bello perché c'è questo rosino pieno di perlescenze, troppo troppo bello, mi piace, fa un bellissimo effetto, vedete? È questo qui. Ed è modulabile, vedete? Bellissimo colore secondo me, questo molto molto bello e l'ho voluto inserire perché lo uso in particolar modo in inverno perché in estate non si vede proprio perché ho la carnagione diciamo troppo troppo scura e si perde proprio il colore. Raga, scusatemi se tiro su col naso. Poi ho voluto inserire questo blush vecchissimo di una collezione di Kiko che sinceramente non mi ricordo neanche che collezione è, però ho visto che quest'anno o l'anno scorso, non mi ricordo, l'hanno cacciata nel periodo dei saldi e hanno cacciato questi blush qui. Ed è il Creamy Blush 02 Rich Rose. Io ve lo faccio vedere, magari qualche ragazza che ce l'ha accantonato nella sua collezione di trucchi lo riscava fuori perché è davvero bellissimo. Io non lo uso soltanto in inverno, in autunno, ma lo uso sempre perché è un colore troppo troppo bello. Super super pigmentato, vi faccio vedere. Vedete? Stupendo. È un blush cremoso. Davvero stupendo, molto molto bello, che una volta steso si trasforma in polvere, quindi un cream to powder blush. È molto molto bello, modulabile, si stende benissimo, pur essendo un blush in crema non vi fa le chiazze di colore come è solito, come sono soliti fare i blush in crema. È davvero un ottimo ottimo prodotto, quindi per chi l'ha dimenticato nella propria collezione io vi consiglio di tirarlo fuori perché è davvero bellissimo. Poi un altro blush che io utilizzo prettamente in inverno, cioè è un duo della Wycon, cioè questa dicono che è un'edizione limitata, però io la vedo sempre da Wycon ed è la Luxury Revolution Sparkle Face Palette. Questo qui che è il colore, non lo dice, comunque ha vari colori, io ho preso questo qua più scuro e questo è un duo che ha sia la terra che il bronzer più che altro che il blush. Vi faccio vedere, questa è la terra, cioè un bronzer e non potete neanche fare il contouring perché vi ripeto è piena zeppa di glitter
E questo è il blush, vedete che bel color malva, molto molto invernale. Vi faccio, vedete, questo è il blush. E la terra praticamente sono solo dei glitterini, vedete, molto molto chiara. Però il blush è davvero stupendo. È molto molto bello, anche questo qui è modulabile. Vi faccio vedere. Vedete, è spigmentatissimo e questa spalettina qua spesso sta in saldo, mi pare a 4-5 euro. Eccolo qua, proprio bello bello bello, mi piace tantissimo. Io non lo so, per l'autunno e inverno opto sempre, per quanto riguarda il blush, colori tipo malva, questo mattone. Raramente utilizzo il pesca, infatti mi pulisco un secondo. Vi faccio vedere questo fard qui di COS, che ha un colore obiettivamente un po' più estivo, però mi piace anche in inverno. Sono tutta insozzata, raga, scusatemi, mi sembra un ebete. Ed è il COS Silky Blush Fard Seta nella colorazione numero 4. Come sapete, la COS è una marca low cost, quindi costa davvero pochissimo. Costa. Vabbè, tralasciando le scemità, è un bellissimo colore. Vi faccio vedere. Guardate qua. Stupendo, davvero stupendo. Pur essendo un pesca, io comunque lo utilizzo in inverno perché mi piace. Se volete marcare un pochettino più gli occhi, questo qua, questo blush qui vi dà una luce al viso poco indifferente. Quindi io ve lo straconsiglio e lo fanno sempre. Non è nessuna edizione limitata. Eccolo qua, vedete che bello. È molto molto bello e all'interno tiene delle pagliuzze rosate. È un pesca rosato davvero molto molto particolare. Io ve lo straconsiglio, raga, se lo riuscite a trovare, perché è davvero bellissimo. Questo qui me l'ha preso la mia amica Mara e infatti la ringrazio. Sono tutte le chicche di Mara, cioè Mara scova sempre i pezzi migliori. E poi, come ultimo, ma non per importanza, vi faccio vedere un blush della Collection Professional. Questo qui, il blush, se non erro, di questa marca, raga, scusate sempre per il naso. Costano intorno ai 4-5 euro e io ho voluto provare il numero 7, che è questo mauve viola qui. È molto molto bello, non è per nulla polveroso, vedete, questo è il blush, è molto molto bello e modulabile, non so più dove sbocciarmi. Eccolo qua. È bellissimo, davvero molto molto bello. E ho cercato di inserirvi, diciamo, dei blush facilmente reperibili, non edizioni limitate, che è difficile trovare, eccetto quella lì di Kiko. Però l'anno scorso l'ho rivista nei saldi, è probabile che rispunta anche quest'anno. Questo è il blush della Collection Professional. Vedete com'è pigmentato, non è per nulla polveroso. Io lo adoro e ve lo straconsiglio perché ancora non ho avuto modo di provare questi blush qui. E niente, ragazze, diciamo, questi sono i miei 5 blush preferiti per questo autunno-inverno. Io vi mando, scusatemi, un bacione fortissimo. Mi scuso ancora una volta per la voce, ormai vi ho fatto due palle appese, delle mie scuse, però davvero mi sento una cretina quando che parlo. E nulla, ci vediamo prestissimo, nel prossimo video. Un bacione e alla prossima, ciao!